Aspettiamo che non iniziamo. Ho preso tutto. Ok. Aspettiamo che non iniziamo, ci dà la conferma. Sì. Sì, stavolta sta in orizzontale, sta bene. Invia un commento, Sì, Domi. sono già due. Sono già due. Invita. 8, sì, siamo in diretta, dai. Buona Pasqua a tutti, ciao da me e da regista. Raffaele. E buona Pasqua. Ecco, Buona Pasqua a tutte. facciamo insieme le intorchiate oggi. Voi vi rilassate, non fate niente, faccio tutto io. Facciamo le intorchiate, quindi un dolce povero con ingredienti semplici che abbiamo tutti in casa. Come la maggior parte delle mie ricette sono abbastanza povere. Vediamo un po' e iniziamo a fare. Dai, sciò. Sciò. Iniziamo. Forza e coraggio. Allora, qui c'è la farina. Allora, vi dico adesso le dosi e poi comunque le trovate nel link che metterò sotto, però ve le dico le dosi. Mezzo chilo di farina. Io sto facendo mezza dose perché fra tutte le dirette che sto facendo sono piene di dolci, non so più che cosa fare. Allora, mezzo chilo di farina, il lievito per dolci, mezza bustina. Lo zucchero, devo leggere perché non voglio sbagliare a darvi le dosi, 50 grammi. Mescoliamo bene il tutto con la farina. Io utilizzo l'olio extravergine d'oliva, però potete utilizzare l'olio di semi. Questi sono 150 grammi di olio di oliva extravergine. Mescoliamo bene. Ed è fatta. Dobbiamo solamente unire il vino bianco. Tiepido o freddo a temperatura ambiente, va comunque bene. Non ho messo il guantino, stiamo a posto. Uniamo poco alla volta il vino bianco, che sono lo stesso 150 grammi. Allora, che cosa sono le intorchiate? Le intorchiate sono dei taralli dolci tipici pugliesi, che chiamiamo taralli anche se hanno la forma a forma di treccia o a forma, che adesso non mi viene la parola giusta, però ve lo faccio vedere. Ok, l'impasto è fatto. Io ne avevo messo un po' di più di vino perché avevo paura che me ne servisse dell'altro. Puoi venire più vicino, per favore? E questo è l'impasto delle intorchiate. Come vedete, semplicissimo. Ho aggiunto la farina e il lievito per i dolci, lo zucchero, un pizzico di sale, l'olio extravergine di oliva. Stai qua a far vedere l'impasto come cambia. L'olio extravergine di oliva, il sale, il lievito per dolci, lo zucchero e poi impastato col vino bianco. Questo è tutto. E ora formiamo le intorchiate. Ora trasferisco il composto sul piano del lavoro, prendo un po' di farina, lavoro leggermente. Non verrà liscio perché c'è il lievito istantaneo e quindi rimane sempre un po' ruvidino. Però è pronto. Se c'è qualche commento, qualche domanda, me la dici, così nel frattempo che lavoro un po' l'impasto. Saluti e auguri. Pra. Auguri a tutti e ciao a tutti. Vedete, semplice, semplice. È facile, facile.
Ora spostiamo queste cose e vi faccio vedere come fare le intorchiate. Ho il telefono qui per vedere i vostri commenti, se riesce a leggerli, regista. Ciao, buona Pasqua a tutti! Sempre lontano, vieni a prenderci più vicino. Questo è sempre lontano, che senso? Che non vedono bene. Allora, preleviamo un pezzettino di impasto, dimmi. Preleviamo un pezzettino di impasto, lo dividiamo in tre pezzettini, formiamo dei rotolini così, non troppo spessi. Auguri, auguri a tutti. Vabbè, qua c'è il figlio piccolo, lo mettiamo al centro. Facciamo così. Come non si vede l'impasto, eh? E questa qua, sta qua. Si vede? Adesso? Non fare veloce. No, no, che cosa non faccio veloce? I movimenti? Va bene così? Ok. Allora, non faccio veloci i movimenti. Vieni. E devi far vedere qui la tracciolina. Vieni. Allora, ho fissato l'estremità. Questa è l'intorchiata. E adesso facciamo una treccia. Così, si intreccia. Non intrecciate troppo stretto, perché sennò le mandorle non le riuscite a mettere. E poi fatele, mi raccomando, e taglio. Con poca accortezza vengono le cose anche belle, non sono buone. Tagliamo l'estremità, passiamo nello zucchero solamente la parte superiore e mettiamo nella teglia. Prendiamo le mandorle, che possono essere sia quelle con la pelle che quelle spellate, scegliete voi quale preferite e le mettete. Pronto? Le vendiamo noi le mandorle. Sì, le vendi tu? Da quando? Io so ciò che ve caccato. Vabbè. Vieni. E le mettete nell'intreccio. Uno, due e tre. Si vede? Sì. Ne facciamo un altro. Il forno è acceso? Sì, il forno è acceso. Se avete qualche domanda, fate pure. O adesso mai più? Sì, adesso mai più, anche no. In diretta, cioè. Allora, bisogna formare tre bastoncini. Bisogna formare tre bastoncini, tre filoncini. La stessa lunghezza? Più o meno della stessa lunghezza, tanto poi possiamo sempre tagliare. Fissate le estremità, se non riuscite a farlo senza fissarlo. E fate la trecciolina, così. Destra, sinistra. Destra, sinistra, faccio piano, destra, sinistra, ma penso che le trecce le sappiamo fare tutti. Quindi fissate, intrecci, tagliate, tagliate, chiudete l'estremità così, passate nello zucchero e quindi sulla carta forno e mettete, questa volta mettiamo le mandorle spellate. Ci sono due varianti. L'ho già detto. Cos'è? Che possono mettere sia le mandorle con la pelle che con le spellate. Tu non lo so dove eri. No, ne facciamo un'altra a forma di trecciolina. Come vedete sono facilissime da fare, pochissimi ingredienti, però sono veramente... Come devono essere le mandorle? Crude, cotte? Come crude? Crude le mandorle. Domanda. Le mandorle con la pelle, come sono? Le mandorle sgusciate. Sgusciate? Sì. Invece e anche queste sono state solamente sbollentate, eliminata la pelle e poi asciugate bene. E basta. Vabbè, si vede. Non è stato... c'è qualcuno che... Ok. Non lo so. Buona Pasqua, Daniela. Ciao, Teresa. Auguri di buona Pasqua, Francesco. Dividiamo, prendiamo un altro pezzettino. Buona Pasqua. Sì, e poi la ripeto la ricetta. Adesso la ripeto. Allora, mezzo chilo di farina, 50 g di zucchero,
150 g di olio extravergine di oliva oppure olio di semi, 150 g di vino bianco, mezza bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. Stai facendo vedere che c'è chi è arrivato adesso. Ok. Tagliamo, tagliamo. Ora più lentamente. Mettiamo nello zucchero solo la parte superiore, mettiamo sulla carta forno e ricopriamo, no, e infiliamo, non ricoprite niente, ricopriamo con le mandorle. Ciao, non ricoprite, infilate le mandorle nell'intreccio, così. Ora, con questo stesso impasto possiamo fare anche. Ciao Gabriella! Queste che sono delle ciambelline, tipo ciambelline, sono i tarallucci. Chiudete a tarallo, come i taralli, così. Passate così nello zucchero e mettete sulla carta forno senza mandorla o anche con la mandorla. Potete mettere anche la mandorla. Ora vi faccio vedere tutte le alternative e anche le forme che si possono dare. Nessuno vuole sapere qualcosa? Facciamo. Non lo so guardare, non lo farei Tarallin neanche. e si hanno ragione loro. È Pasqua. Mettiamo nello Ah, zucchero. qualcuno sta cucinando, dai. Le hai fatto venire voglia di cucinare. Se, molti mi scrivono che dopo tanto tempo gli è ritornata la voglia di cucinare. Comunque ho visto tantissime pastatelle bellissime. Calzoni di cipolla bellissimi, ma le pastatelle veramente ne avete fatte tantissime e tutte bellissime, veramente. Alternativa alle mandorle, si possono usare altra frutta secca? Le noci, però le intorchiate nascono con le mandorle, sono tipiche con le mandorle, però se uno ha voglia di fare le intorchiate e non ha le mandorle, può usare le noci Stiamo oppure. limitando a fare le cose tradizionali, ma però volendo possiamo fare anche la cucina messicana, thailandese, Ci stiamo limitando, austriaca. mi piace assai. Sì. Vabbè. Questi sono i tarallucci. C'è qualche americano, fai vedere che sai parlare, se conosci l'inglese? No. È lo spagnolo? Buono. Dai. No, qualcuno crede Allora, oppure potete fare così le intorchiate, due giri. che... Internazionale, Sì, grazie, no? dai, non è che dobbiamo Qualcuno fare la. crede Che sono scema, lo che... so. No, che diciamo, si è limitata, ci stiamo limitando Allora, perché fate siamo nel così gruppo di conversazione. e così. Passate nello zucchero, sempre. Ah, questa è a due, Sì, un'altra adesso vi volta. faccio vedere. Tu stavi parlando, stavi dicendo i fatti miei. Allora, fate così, piegate, girate due volte. Chiudete ed è fatta. Si è visto? Sì. Ah, ma lo ripeti. Eh sì. Poi passate nello zucchero e mettete la mandorla qua. E anche questa è lo stesso, un'intorchiata. E Diciamo a mettete. due, dai, piccolo. Sì, è più facile. Aspetta che ne faccio un'altra. E poi queste le metto in Se ci forno. fai rivedere Sì, adesso questa faccio vedere tutto. qua. Se n'è andato la diretta da me, da te se n'è andata lo stesso? No, ok. Così. Sì. Girate due volte, passate nello zucchero, prendete le mandorle e le infilate nell'intreccio premendo un po'. Ed è fatta. Ora, queste qui io le vado a mettere in forno, così magari vi faccio vedere dopo il risultato finito. Nel frattempo che finiamo questa, magari mi fate qualche domanda e io vi rispondo. Ok? Arrivo subito. Riprendi tu l'impasto.
temperatura è 180 gradi per 15-20 minuti. Forno statico o ventilato è uguale. Facciamo così, faccio i tarallucci con la mandorla al centro, così abbiamo fatto un'altra cosa ancora. Con lo stesso impasto potete fare tre forme diverse. Chiudete il tarallino, passate nello zucchero e al centro mettete una mandorla, così. Si vede? Prego, Lucia. Ciao Gianni Tuono, ciao. C'è tanto silenzio. Un saluto a Statte. Statte? Sì, in provincia di Taranto, Tarantini. Sì. E le zie. Certo. Un saluto anch'io, sempre. Mattias, ciao amore di zia, zia ti vuole bene. Quando ti rivedrò andrai all'università. Se ci ripeto. Può ripetere la ricetta? La ricetta, sono diventato cinese all'improvviso. La ricetta iniziale, sì. Allora, mezzo chilo di farina. Affetto virus. Non far ridere. Mezzo chilo di farina, 50 grammi di zucchero, 150 g di olio, 150 g di vino bianco, mezza bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale. Ma poi comunque la troverete nel link che vi metterò nei commenti. Un saluto a Brindisi provincia. Un saluto a tutti e facciamo prima. Vabbè. Beh, scrivete che cosa avete mangiato oggi e poi vi dico anche qualche soluzione per domani. Scrivete quello che avete mangiato e soprattutto, aspetta un attimo tu, se avete degli avanzi. Impariamo a riutilizzare gli avanzi del giorno prima per il giorno dopo, così non sprechiamo cibo, che non è proprio il momento di fare questa cosa qui. Scrivete sotto che cosa vi serve sapere. Se è lo stesso dei taralli dolci, l'impasto. Che cosa è taralli dolci? Cosa c'è? I tarallucci? Sì, sì, è lo stesso impasto. Ah, lo stesso dei sì, tarallucci. È lo stesso impasto dei tarallucci che ho pubblicato poco tempo fa. Per chi è arrivato adesso, per fare la treccia, fissate la punta, ma anche se non la fissate riuscite lo stesso, e intrecciate. Così. Non intrecciate troppo, in maniera troppo stretta, se no le mandorle non le riuscite a mettere. Così, chiudete le estremità, così non si aprono in cottura. Qui c'è lo zucchero, passate la parte superiore solamente nello zucchero e poi le mandorle, almeno tre, nell'intreccio così e premete bene, così aderiscono. Si è visto? Sì. E mettiamo qua. Ho fatto il tuo plum cake al doppio cioccolato. Bene. Una ricetta per domani, lasagna. Vabbè, finiamo qua. Sì, nel frattempo che io faccio qui, comunque gli do le ricette per domani. Finiamo l'intorpiato. Sì. E poi ripetere... Che cosa? Come fai la treccia. Regista, sei diventato un po' tiranno. Lasagna. Le doppiate sono in cottura, speriamo che ce la facciamo, poi vi facciamo vedere il risultato. Ma io mentre sto lavorando, perché non posso dire, scusami, perché non posso dire le ricette per domani? Boh, vabbè. Perché stai facendo una cosa? Io le faccio anche tre contemporaneamente. No. Vabbè, dai, allora. Anche senza fissare. Intrecciate. Così. Potete anche non rifilare i bordi, è solo una questione di bellezza e basta, ma non è che cambia
il sapore dell'intorchiata se non rifilate i bordi. È solamente che a me mi piace fare le cose belle. Passate nello zucchero, così, e poi le mandorle. Pigiate bene in modo che aderiscano. Avete fatto le pastatelle? E mo l'abbiamo detto che abbiamo visto tante pastatelle. A loro, quelle che sono, sono presenti. Brascio le orecchie a tagnello, finito tutto. Bravo! Noi abbiamo mangiato invece, che cosa abbiamo mangiato? Ah, abbiamo mangiato i tortelli di carne con i funghi e poi la crostata di ricotta. No, abbiamo mangiato il secondo perché non ci andava. Abbiamo iniziato a mangiare all'1:15, all'1 avevamo finito. Questo è un altro tipo di intorchiata così. E così. Io ho fatto le scarcelle, sì. Ok, infatti anche le scarcelle sono tipiche di questo periodo. C'è qualcuno che ride? Facciamo così, mettiamo lo zucchero, stavolta usiamo le mandorle spellate, mettiamo qua, queste piccoline facciamo un taralluccio, passiamo lo zucchero e mettiamo lo stesso una mandorla. Allora, io devo dire per domani, perché non mi piace stare zitta. Sì. Adesso sì. Allora, per domani di solito si usa cucinare le uova in tutte le sue forme, tutte da sotto, di più. Le uova. Fate frittate. Se avete degli avanzi di carne cotta o di carciofi cotti o di verdure bollite, utilizzatele nelle frittate. Potete fare con lo stesso impasto delle polpette, all'impasto delle polpette unire i carciofi o unire qualsiasi verdura che avete e fare uno sformato. Riscaldare bene la padella e fare uno sformato. Che ti è successo a te che sei così allibito? E fate degli sformati, fate dei tortini nelle monoporzioni dei... Vedo la faccia di regista allibito e non mi fa capire più niente. Ok, fate degli sformatini nelle porzioni da muffin o anche nella teglia normale. Asparagi o assoluto. Asparagi, per primo potete fare dei risotti, se avete i carciofi, con qualsiasi funghi, gli asparagi per chi abita in campagna. Non andate a fare gli asparagi. Non andate a fare gli asparagi naturalmente. Non pensate di andare a fare le gite fuori porta, fate le gite sulla porta, in porta. Mettete una tovaglia sul balcone. Veranda, terrazza. Sulla veranda, sul terrazzo. E fate il picnic sulla terrazza. Pensiamo anche ai bambini. Ciao, anche il pomeriggio di Pasqua. A lavorare, magari stavo a lavorare. Vabbè, sta lavorando adesso. Questo è lavoro? Sì. Questo non è lavoro. Io domani tortano, agnello e non so. No, io agnello no, né domani né mai. Io domani penso che farò il risotto con i carciofi, vero regista? Faremo il risotto con i carciofi? Non lo so. Ora vedremo che cosa faremo domani e lo vedrete anche voi se è una cosa diversa dal solito. Domani asparagi con le uova sode, esatto. Si sente il profumo delle intorchiate? C'è un silenzio surreale. Sì, oggi veramente è il primo giorno che non si sente volare una mosca. Niente.
fuori, da nessuna parte. Domiziano ovviamente è a favore di questo silenzio? No, del no all'agnello. No, vabbè, non è che io mo voglio aprire il dibattito, agnello e torno. No, 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 io agnello no. Ognuno poi... No, agnello no. Libero. Però ognuno naturalmente è libero di quello fare. Di quello fare. Mi raccomando, quello come fare. Io ho fatto le pastatelle, le scarcelle, i ravioli. Questa fatta assai. Ho pastatelle, scarcelle, ravioli con la tua ricetta. Vitello tonnato, crostato con crema, panna e pra. Tutte le ricette. Tutte le ricette tue. Ah, tutte le ricette mie. Bravissima, Antonella Prunella. Meno complesso. Così si fa. Devo andare a controllare io nel forno, perché sento il profumo. Lo mettiamo qua. Grazie Irene. Ciao Domiziano. Inizia a riempirsi la nostra teglia. Il profumo del torchiato si sente. Un torchiato? Almeno un torchiato? Lo sentiamo. Un attimo, solo tu stai sulla teglia che io muovendo. Sono quasi pronte. Manca giusto un secondo. Facciamo le cose per bene. Mancano un paio di minuti e ve le faccio vedere. Ecco qua. Sì, in tutto il mio splendore. Lo so che... non c'era movimento. Sembro scema, ma a volte lo sono. A che temperatura il forno per quanti minuti? 180 gradi ventilato per, avete visto, un quarto d'ora, 20 minuti circa. Non ci vuole moltissimo per la cottura. Facciamo di nuovo le trecce. Graziella, grazie per la compagnia che ci fai tutti i giorni. Che ne pensi un giorno? Facciamo i cannoli? Sì. Lo faremo sulla pagina. Ma noi sulla pagina di sul gruppo di Conversano cerchiamo di fare le cose tipiche di Conversano. Conversano, Bari, Puglia. Le cose pugliesi di Conversano. Il vino tiepido o freddo? Va bene, a temperatura ambiente, tiepido, ma freddo di frigorifero no, perché no. Essendoci l'olio, temperatura ambiente. Tiepido, sì. Quindi non c'è bisogno di riscaldarlo. Temperatura ambiente o non c'è tiepido bisogno di va riscaldarlo. Bene, l'importante è che non sia di frigo. Esatto. Una ventina di gradi, dai. Eh? Una ventina di gradi, temperatura ambiente. Non prendete il termometro per misurare la temperatura del vino. L'importante è che non sia freddo il frigorifero. Sì. Facciamo le cose semplici, non ci complichiamo la vita, che già è complicata abbastanza. Oggi sono vietate le consegne agli amici, quindi non ci dite di... No. Di assaggiare anche gli altri giorni non posso. Un attimo, arrivo. Un altro punto per farvele vedere proprio perfette, le potrei già tirare fuori, però paura che poi con la luce del tablet non si vedono bene come sono cotte. Ciao Mariella la terza. Sei in ritardo? Abbiamo quasi finito. Pure Raffaele sta diventando esperto in cucina. E non si capisce. Quando vuoi, dove vuoi e come vuoi. Sì, ti rispondo dopo, in privato. Passate nello zucchero, ormai l'ho detto 50 volte. Adesso vi faccio vedere quelle cotte.
Tomber. Non ho parole. Usiamo qualche, usiamo qualche termine. Basta, fai vedere qua. Qualche espressione. Stupida. Dialettale. Efficace. Eccole qua. Ecco, in diretta. Ecco. Cotto. In diretta. Fatto e cotto. Qual è il nostro motto? Non c'era nessun motto. Sì, lo scrivi, cucina con noi. Boh, non mi ricordo. Queste sono le intorchiate già pronte. Queste con le mandorle spellate e queste con le mandorle con la pelle. Questi tarallucci. Ecco fatto. Non vorrei, vabbè, proviamo, dai. Scottano però, ve le faccio vedere da vicino. Non starnuto tu. Ho detto chiudere. Chiudere finestra. La finestra. Sono sensibile. Troppo sensibile tu. Dai, si vedono bene? Sì, 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 sì. Dai, che scottano da morire a tenerle. Lascia, lascia. Ok, le abbiamo fatte. Non ha fatto lo starnuto sul... si è girato, Nell'incavo del gomito. E ti sei anche girato. Beh, certo. Tenendo il tablet da questa parte. Ok. Allora, io vi rinnovo i miei auguri di buona Pasqua, ci rivediamo presto con altre ricette. Nel frattempo, mi raccomando, domani fate i bravi, state a casa, non vi fate venire nessuna bella idea, felice idea di andare in campagna, di andare al mare, di andare da nessuna parte, perché quest'anno non si può. Preparate i vostri picnic sui balconi, sulle terrazze, sulle verande, divertitevi lo stesso, fate delle cose belle. E state insieme ai vostri figli, alla vostra famiglia che è già con voi. Ok? Ci vediamo. Ciao, buona Pasqua ancora. Ciao. Ciao Mattias. Ciao zia, ciao. Ciao. Tu no? Sì, e tu dici ciao. Ciao a tutti. E dici ciao. Alla prossima. Ciao. Ci vediamo presto. Sì. Ciao. Ciao. Buona Pasqua ancora.